Cari amici di Vivere Pesaro, siamo qui con lo chef Cristian Colotti e Nino, gestore del locale Al Capitano, nonché cuoco e pizzaiolo. Finalmente ha riaperto lo storico ristorante Al Capitano. Quali sono le novità introdotte? Cristian, dici tu qualcosa. Ok, e le novità introdotte sono in base alla cucina comunque senza stravolgere le caratteristiche del territorio, sia pesarese che marchigiano, per quanto riguarda il pesce, la carne e anche con tocco anche di piatti vegetariani. Però, visto che comunque ci sarà un tocco sicuramente di cucina partenopea, e magari anche in base alle ultime innovazioni della cucina che tutti vediamo nei vari Troviamo, cioè, programmi, nei vari comunque sì, i vari master chef. un tocco di innovazione sicuramente senza però lasciare la cucina partenopea e la cucina marchigiana e pesarese qui del territorio, Certo, ecco, che è molto importante. dacci un'idea di qualche piatto partenopeo che farà parte del menù. Ok. Piatti partenopei, io ne consiglio due che sono molto squisiti e sono i scialatelli ai frutti di mare, che proprio è un classico, e sono gli spaghetti con le vongole e i taralli. Allora, Christian, ma come sono fatti questi sciaratelli? Allora, i scialatelli vengono fatti rigorosamente da noi fatti in casa, è un impasto di farina di semola di grano duro, latte, uova, sale, olio. È un tocco che gli abbiamo dato noi, una pensata magari dell'ultimo momento, senza stravolgere la ricetta tradizionale napoletana del basilico fresco tritato. Perfetto, per cui al capitano, oltre la cucina, comunque troviamo anche la pizzeria. E abbiamo qua proprio Nino, cuoco pizzaiolo, e di origine napoletana, Napoletana, giustamente sì. perché la pizza è napoletana doc. Direi di sì. Ecco, per cui ti voglio chiedere, che importanza ha per te, nel tuo caso specifico, per un napoletano, la pizza? Ma guarda, per me napoletano e per tutti i napoletani la pizza è come prendere il caffè, è come lavarsi la faccia la mattina. Di solito noi a Napoli la pizza mangiamo anche alle 8:30 del mattino, quando gli altri fanno colazione, noi di solito mangiamo le pizze fritte pure, no? Con la ricotta oppure con la salsa. Quindi per noi ecco, è fondamentale il discorso pizza, non ne possiamo fare a meno. Tra la miriade di pizze che proponete in menù, ce n'è una che comunque è abbastanza Sì. particolare, perché è la famosa pizza con l'impasto all'acqua di mare. Come nasce questa Ma idea? in effetti una cosa, non dobbiamo pensare che andiamo al mare, prendiamo l'acqua e facciamo le pizze perché non è così. Usiamo dell'acqua comunque trattata da un'azienda molto molto seria e importante e quindi la cosa bella di questa pizza è che è molto più soffice ecco, delle classiche pizze che noi facciamo. Ha un sapore diverso, è molto leggera e quindi questo è stato ecco, un nostro punto di forza perché è molto molto richiesta. Per cui diciamo una pizza all'acqua di mare, come dicevi giustamente tu, un'acqua di mare raffinata, Sicuramente è un'acqua di mare per cui raffinata, sicura. sicurissima, non sicura perché non è che è una cosa che l'ho fatta io, ma esiste proprio, ecco, anche se si vanno a informare su internet vedranno che c'è questa azienda che produce questo tipo di acqua, proprio per la cucina, non solo per la pizza, ma anche per cucinare. Quindi noi l'acqua di mare la usiamo anche nei primi piatti. Un'acqua salata? Ma non è proprio salata, è da assaggiare perché di solito trattata perde la sapidità, quindi dà solo un'aggiunta, un valore aggiunto, ma comunque è comunque da salare l'acqua. Benissimo. Quindi è da provare sicuramente. Perfetto. Abbiamo anche Ecco, una new sì, entry. lui è Angelo, mio carissimo Sì. amico d'infanzia. Abbiamo deciso di fare insieme questa avventura, quindi siamo soci, soci lavoratori. E quindi lui si occupa un po' della gestione, del buon andamento del locale, io mi occupo della pizzeria, poi c'è Cristian, che si occupa della cucina. Evoluzione e tradizione, un binomio che troviamo nel menù. Raccontici un po' questi piatti. Sì, praticamente partiamo il menù parte dalla tradizione, quindi anche pasta fatta in casa, con
cose, partiamo anche da un ragù semplice, chiaramente tutto, anche la pasta fresca, ci tengo a dire, fatta in casa da noi, e qui siamo sulla tradizione, per poi fare delle cosine, dei piatti anche che vanno sull'evoluzione, come dicevo prima, senza stravolgere e le varie, la cucina del territorio, certo, usando però prodotti e quali olio e pomodoro di altissima qualità. Sì, ecco, qui vorrei un attimino intervenire su questo, perché è una cosa che ci tengo a dire, che noi usiamo solo ed esclusivamente prodotti di alta qualità. Anche un semplice pomodoro, non è che andiamo al supermercato a comprarlo, ma ci forniamo dai piccoli produttori, quali il pomodoro San Marzano DOP, del gusto rosso, oppure il pomodoro del Piennolo, che è un pomodoro particolare, che nella cucina di pesce è eccezionale, dà un sapore molto molto particolare. Quindi quello che vogliamo sottolineare è che non facciamo una cucina commerciale, nel senso che così giusto per, ma ci teniamo molto alla qualità, e che le persone che vengono da noi mangiano bene e stanno bene. Per cui l'altissima qualità che troviamo in cucina, sì, ma troviamo anche sulle piste. Ma sicuramente, noi facciamo una pizza gourmet, nel senso che per me è, ecco, avere prodotti del territorio, quindi usare un olio DOP, quale olio del Conventino per esempio, che è un olio molto buono, che dà sulla pizza una fragranza un po' fruttata, però ecco, che non disturba, che non dà problemi, quindi un olio di alta classe. Anche come prodotti semplici, un pomodoro che già l'ho accennato prima, ma anche i formaggi, noi abbiamo dei piccoli produttori che ci forniscono prodotti di alta qualità anche sulla pizza, quindi questo è importante. La cosa importante da sottolineare è che quando mangiano la pizza qui da noi, la sera vanno a letto tranquilli, non viene sete, quindi vuol dire che la pizza è sana e genuina. Altamente digeribile. Altamente digeribile, perché noi non usiamo lievito, cioè nel senso che lo usiamo forse in piccolissime quantità, che con la lunga lievitazione che gli diamo addirittura non si percepisce più il lievito, quindi voglio dire, non c'è più, quindi la sera si va a letto leggeri. Anzi, ci sono tante persone che nella mia esperienza di pizzaiolo alla fine della pizza chiedono anche il bis, perché non è la pizza che gonfia, quindi anche se il cornicione è bello alto, dentro è alveolato, cioè quindi vuol dire che c'è l'aria, non c'è pane che dopo mangiare la pizza, ecco, non e si mette sullo stomaco, la nostra purtroppo è il contrario, nel senso che dopo mangiare la prima pizza ti viene già voglia di mangiare la seconda. Ma diciamo che questa è una fortuna. Ma questa è una fortuna, sì, perché ecco, è importante. Allora, io prima a mangiare la pizza, e quindi se una cosa non piace a me, io non la propongo nemmeno ai clienti. Quindi voglio dire, sono molto molto pignolo, ecco, su questo tipo di discorso. Abbiamo parlato precedentemente della famosa pizza all'impasto di acqua di mare, sì, ma vorrei un attimino chiedere a Cristian, sì, che qui fa riferimento, diciamo, sì, 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 al territorio, sì, pesarese, ma Cristian, questa pizza Rossini c'è o non c'è prevista sul menù? C'è, state tranquilli, la pizza Rossini c'è. Concludendo, un consiglio ai nostri lettori, perché sì, venire al Capitano? Io vi chiedo un parere per uno di voi, comincerei da Cristian, lettore di Vivere Peso, perché allora, devo venire al Capitano? Perché quando si entra si sente soprattutto un tocco di familiarità, e quindi è come essere a casa, e poi si sente un pochettino l'odore pure di Napoli, che comunque non guasta, e poi i piatti, non c'è gran caos e baraonda, perché il locale non è grandissimo, quindi non c'è molto casino, si può stare anche tranquilli, riservati, con la fidanzata, famiglie, bambini, c'è due sale, quindi c'è tutto il posto che si vuole, e in più, facendo non un menù super elaborato, le cose sono molto genuine e buone. Angelo, qual è secondo te il motivo per cui i pesaresi devono venire al Capitano?
Qui troveranno molta qualità, anche cortesia, e verranno coccolati come se fossimo in famiglia. Allora, Nino, perché devono venire il capitano in questa legge? Ma perché venire a Capitano? Perché secondo me venire a Capitano è di casa, perché è un locale storico che esiste da oltre 30 anni, credo, e quindi è rimasta la stessa tradizione, abbiamo portato avanti la stessa tradizione che c'era prima, quindi la stessa qualità, la stessa metodica della cucina, ma con innovazione, perché ovviamente dopo alcuni anni, ecco, le cose cambiano, quindi noi facciamo dei corsi di aggiornamento mensili. Quindi sicuramente, ecco, rispetteremo quelle che sono le vere tradizioni del posto e rispettiamo per chi ha lavorato prima di noi in questo locale. Perfetto, per cui aspettiamo tutti i lettori di Vivere Pesaro qui Perfetto. al ristorante Il Capitano in via Togliatti 21. Sì, giusto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Buonasera.